C'è gente che ci ha lasciato la mano completamente nel tentare una risposta del genere. Splendida smorzata, fintata fino all'ultimo. Non trova profondità la risposta, Federer ne approfitta. Kyrgios 5-3, recuperando da 15-30. Schiando comunque così tanto, spesso commette qualche doppio fallo di troppo. Che bellezza l'accelerazione vincente a uscire 30-15. Cosa ha fatto da sotto la rete, stop alle vincente di rovescio, e poi ha bloccato magnificamente col polso la palla. Magnifico primo set vinto da Roger Federer, regalandoci autentiche perle. 6-3 in 32 minuti. Riesce a controllare la volea alta di rovescio, almeno questa non la mette in campo, tiene il servizio. E questa non si prende, caro Giorgio. 30-0. Altro tocchettino vincente, altro richiamo da parte di Federer, che riesce a rendere sempre. Per terra, in tuffo Kyrgios, eccolo qui il punto spettacolare, 30 pari. Com'è riuscito a tirarsi fuori da una situazione che sembrava ormai disperata, sì, no? Con Federer che ha fatto quello che ha voluto, anticipando questo rovescio passante, lo avevo portato in avanti dal basso, intuisce la direzione, questo dritto dello svizzero. E come ha disegnato il campo ancora Federer, gran punto vinto dall'elvetico. Palla bra- però sembrava un buon servizio quello di Kyrgios, molto più concentrato su questo dritto. Palla per il 5-1. Larga la risposta. Il secondo match point è quello buono. Roger Federer si rifà dopo la sconfitta in doppio della nottata di ieri con Novak Djokovic. Come a New York batte nettamente Nick Kyrgios in appena un'ora e cinque minuti. E regala al Team Europe altri due punti. 7-1 per la squadra di Bjorn Borg dopo il secondo singolare di giornata. 6-3-6-2 a Nick Kyrgios.